Ciao amici di Red Connection TV, sono molto felice accanto a Alessandro Conti, cantante della band Luca Turilli Rhapsody. Ciao Alessandro, come va? Molto bene, grazie, ciao a tutti. Hola. Come ti senti qui in Messico? Ma molto bene, siamo arrivati ieri e siamo molto eccitati per lo show di stasera. Cercheremo di dare il meglio per i nostri fan. Come va il Cinematic World Tour? Beh, la prima tranche del tour, quella che è durata più a lungo, sono state 25 date e solo in Europa, è andata molto bene. E però abbiamo finito dicembre, gennaio e abbiamo fatto 4 show, e 2 in Europa e qualche giorno fa ad Atlanta al Prog Power Fest. È stata un'esperienza magnifica, sì. E stasera cerchiamo di replicare e fare anche meglio. Bene, bene. Parliamo di altro tema. Come è nata la storia musicale di Alessandro Conti? Ah, ok, si sì, va. No, io ho iniziato a cantare a 16 anni, quando ho iniziato ad ascoltare i primi CD di musica heavy metal. Ero un grande appassionato degli Halloween di Michael Kiske. Ho iniziato a studiare canto, mi piaceva il canto lirico e quindi ho portato avanti entrambe le passioni, quelle del canto rock e canto lirico. E piano piano ho cominciato ad avere le prime band, le prime esperienze un po' più importanti, e fino a oggi che sto qui. Come hai conosciuto a Luca Turilli? Sì, l'ho conosciuto, ero in tour con Halloween e Stratovarius, con la mia altra band Trick or Treat, quando mi arrivò una mail da Nuclear Blast che mi chiedeva se potevo essere interessato a una eventuale collaborazione, ma non sapevo ancora bene di cosa si trattasse. Poi ci siamo conosciuti, ho cantato diverse canzoni per fare un provino con lui e mi sono piaciute e abbiamo continuato la collaborazione. Poi solo quasi dopo un anno ho scoperto che in realtà e poi aveva in programma di uscire dai Rhapsody e formare questa sorta di nuova band. E io mi sono fatto trovare pronto. Ora che sei il cantante di Luca Turilli Rhapsody, che passerà con la tua band Trick or Treat? Beh no, noi stiamo continuando, è già uscito un altro album da quando canto con i Rhapsody, Rabbit Seal Part 1 e Rabbit Seal Part 2 è già quasi pronto, però cerchiamo il momento giusto per farlo uscire, vedremo. Però stiamo continuando, adesso la realtà con i Trick or Treat è un po' più piccola, quindi è relativamente facile da gestire entrambe le band, quindi non ho grosse difficoltà in questo. Come convini la tua band, Luca Turilli Rhapsody, e la tua vita come artista del tatuaggio? Ah beh, facile, perché quando sono in tour canto e quando sono a casa faccio i tatuaggi, quindi no, è molto semplice in realtà, perché con Rhapsody i tour sono programmati molti mesi prima, quindi riesco a organizzare gli appuntamenti, il mio lavoro, la mia vita normale, di conseguenza, quindi non ho grossi problemi. Qual è il tatuaggio più difficile che hai realizzato? Più difficile un ritratto realistico di un'iguana. Sì, quella sì. È più curioso? Più curioso, bah, forse quelli di cartoni animati, no? Di One Piece o qualcosa del genere, insomma, mi piacciono molto perché sono anch'io un appassionato di cartoni animati, di anime, roba del genere, quindi quando me li fanno tatuare sono sempre contento. Per te, qual è il più difficile della vita come artista? Bah, sinceramente è abbastanza facile la vita dell'artista, no? È molto, molto appagante, quindi grosse difficoltà per ora non ne trovo. Poi se ci ritroviamo tra qualche anno mi fai l'intervista di nuovo, magari ti dirò, ah, no, per adesso è tutto. Come defini il tuo scorso disco musicalmente? E di Rhapsody? Beh,
sono molto contento del risultato del disco, perché forse per la prima volta su un disco sono riuscito, Luca, devo ringraziare lui, perché è riuscito a scrivere musica che fa uscire la mia voce a 360 gradi, no? E quindi riesco a cantare nel classico power metal, riesco a cantare in maniera lirica, riesco a cantare in maniera più aggressiva, più melodica, e non è facile mettere tutto nello stesso disco, però i brani me lo hanno permesso, quindi credo che la voce sia messa molto in primo piano su questo disco qua, e quindi di conseguenza mi fa fare bella figura, se vogliamo, no? Poi è prodotto molto bene, che aiuta, e quindi... Come è nata l'idea di includere la canzone Luna in questo album? Allora, Luna era una bonus track che avevo cantato per Luca prima di entrare nei Rhapsody, per fargli sentire, me la chiese per capire come potevo cantare lirico, e gli è piaciuta molto, tanto da decidere di inserirla nel disco, quindi è nata così. La tua canzone preferita dello scorso disco è perché? Due. Una, Tormento Passione, proprio perché è molto lirica, fuori dal classico metal, però è più musical che metal, però le linee vocali sono bellissime. E la seconda, Send Into Infinity, perché è il classico power metal sing-along, mi piace molto, sì. E come riesci a trasmettere emozioni diverse al pubblico attraverso la tua voce? Questo è un lavoro a cui dedichiamo molto tempo in studio. Per Send Into Infinity ho avuto quasi 3 settimane per registrare tutte le voci, che è molto tempo. E grazie a questo abbiamo studiato tutte le varie sfumature, cantati aggressivi, cantati più leggeri, e in questa maniera, questo alternarsi di tipi di voce e di emissione di voce crea un'atmosfera più evocativa, meno piatta, diciamo, e quello è il segreto in realtà per fare una canzone cantata in maniera convincente. Conosci qualcosa della cultura e della musica messicana? No, stavo pensando all'heavy metal, band heavy metal messicane, non mi viene in mente niente. Mariachi? Mariachi neanche, però mi informerò, ok? Anzi, se hai qualche consiglio da darmi, dopo mi dici chi ascoltare e lo farò. Se qualcuno scrivesse un libro sulla tua vita, che titolo ti piacerebbe? Questa è una domanda molto difficile, eh? Non lo so, io gli consiglierei di fare altro che scrivere un libro sulla mia vita allo scrittore. Direi Alessandro Conti, un bravo cantante, una brava persona, eh? Molto bene, molto bene. Non venderebbe molto, però, cioè, sarebbe... Per finire, quali sono i prossimi progetti della band? Beh, adesso innanzitutto suonare bene stasera, divertirci, e poi torneremo per il prossimo album, e presto ci saranno news per l'album nuovo, ecco. Grazie mille per il tempo concesso per questa intervista. Prego, complimenti per il tuo italiano, eh? Muchas gracias, un saluto a tutti gli amici di Red Connection TV. Grazie mille. Bueno, pues él es Alessandro Conti, cantante de la banda Luca Turris Rhapsody, y en un momento, bueno, dará un concierto aquí en la Ciudad de México. Gracias, bye. È una elaborazione, okay, di ceramica tipica di Puebla. Cool. Is Talavera. Apro? Sì. Wow! Lost the second man. Who cares about the second? Ah, molto bello.
E niente. Ah, è il cane. Ok. That's it.